La campagna vaccinale prosegue a singhiozzo, le case farmaceutiche minacciano nuovi tagli nelle consegne. Cominciate in diversi centri della provincia di Avellino le convocazioni degli over 70. A loro è destinato il siero AstraZeneca. Non mancano timorosi, scettici o rinunciatari, la maggioranza comunque accetta ben volentieri. Non aiutano in queste ore le comunicazioni anch'esse a singhiozzo. Soltanto una settimana fa l'Agenzia Europea del Farmaco dichiarava non esserci alcun limite. La revisione dei casi di trombosi non aveva identificato alcun fattore di rischio specifico, quale l'età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione. Il nesso causale col vaccino non era stato dimostrato, eppure considerato possibile, e per questo il rinvio a successive ed ulteriori analisi. Nel frattempo la Germania ha limitato l'utilizzo di AstraZeneca a coloro che hanno più di 60 anni. Ora emergono altri segnali su cui sono in corso valutazioni rispetto alle trombosi e domani l'Agenzia Regolatoria Europea dirà. Ai medici non mancano le richieste di chiarimenti, come conferma il presidente provinciale dell'Ordine Francesco Sellitto, con i medici di medicina generale entrati nel pieno della operatività della campagna di vaccinazione. Con l'entrata in gioco dei medici di famiglia, degli odontoiatri e dei colleghi di continuità assistenziale specializzanti, è un esercito che è entrato in gioco. Quindi non saremo noi, il problema sarà la fornitura dei vaccini. Se arriveranno i vaccini forniture giuste promesse dalle aziende produttrici, sicuramente noi svolgeremo una campagna vaccinale rapidissima, riusciremo a vaccinare, io credo, minimo i 500.000 vaccini al giorno. Noi stiamo cercando di tranquillizzare tutti sul vaccino AstraZeneca, gli effetti collaterali sono talmente bassi rispetto ai benefici che si hanno col vaccino, che sicuramente ci si può vaccinare con AstraZeneca con tutte le precauzioni del caso e comunque con tutte le inchieste che stanno facendo. Credo che sia di queste ore la riunione dell'EMA per stabilire le fasce d'età a cui sottoporre il vaccino AstraZeneca. Credo che si arriverà ad una somministrazione degli over 50 o 60. Chi ha un'età inferiore ai 50 anni probabilmente sarà esentato da questo vaccino.